L'ammalato di mente sfrutta le leggi sulla follia perché ormai si trova sconfermato, dalla famiglia prima che dalla società. È facile quindi immaginare la sua paura del domani e come l'unica salvezza a portata di mano sia per lui di fare della propria malattia un lavoro che gli garantisca la vita, sia pure da matto. Gli ammalati meno abili si servono dell'istituzione manicomiale in modo passivo. Gli chiedono protezione dal mondo esterno e pur di averla o di mantenersela, piano piano ammattiscono sempre di più. Così ci sono matti guariti o dimessi che fanno in modo di essere nuovamente ricoverati dopo qualche tempo. Non pochi si internano di loro volontà. Li spinge come una nostalgia del manicomio. Si erano fatti coraggio ed avevano provato ad essere sani. Ma la vita fuori richiede troppa grinta rispetto a quello che offre. Neppure il manicomio offre molto. Ma lì uno è matto, cioè gode di una forma di libertà. Come si può dunque guarire trovandosi in questa condizione? Le recenti polemiche contro le camicie di forza e gli psicofarmaci sono giuste e sono state utili, ma anche questa è demagogia. Il problema vero è rimuovere quello che di esterno al manicomio obbliga il matto a non voler guarire. Non occorre scomodare Freud per capire che l'ammalato di mente, il quale non abbia una buona ragione per uscirne, non ne esce. E non sarà certamente la stampa di informazione, e per altri versi neppure quella dei partiti, a preparare tali buone ragioni. Infatti, se un matto in licenza o dimesso ammazza qualcuno, quella stampa ne scrive come di uno sgozzatore a corsa per le strade che trucida la gente. Ma se proprio si vuol fare del terrorismo, facciamolo sul serio e diciamo che questi matti omicidi ammazzano sempre qualcuno compreso nel quadro della loro follia, e chi fa parte del quadro di un folle raramente è innocente. Nel manicomio i ricoverati, per distrarsi un po', principiano a passeggiare intorno al cortile o per le stanze, a canticchiare o a fare qualcosa di simile. Ma i giorni da rimanere sono tanti e tanti, e ogni giorno a tante ore, tutte senza nulla che valga la pena di essere fatto. Così la passeggiata o il resto divengono di lì a poco un bisogno frenetico di fare e fare e fare sempre la stessa inutile cosa. Ecco perché il matto gira in tondo. Non perché è matto. Questo condizionamento è un ostacolo enorme per la guarigione. Infatti, una parte importante della cura manicomiale consiste proprio nello scondizionare il ricoverato. Ma proprio non si vede come il manicomio possa essere un rimedio contro il manicomio.